andiamo allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Feyenoord. Massimo Barchesi. Grazie a Francesco Repice, buonasera dallo Stadio Olimpico, buonasera anche da parte di Andrea Di Marco, che ringrazio sin d'ora. Alla parte tecnica, Lazio Feyenoord è iniziata da 2 minuti e già dopo 45 secondi è arrivata la prima ammonizione della partita sullo strappo di Zaccagni sulla sinistra. Newcop è stato costretto a fermare in maniera irregolare l'ex esterno del Verona, ammonizione da parte dell'esperto arbitro Simon Marciniak, il polacco di 42 anni, internazionale dal 2011, che lo ricordiamo ha arbitrato la finale dell'ultimo mondiale tra Argentina e Francia e la finale dell'ultima Champions League tra Manchester City e Inter. Oltre 35.000 gli spettatori sugli spalti, non ci sono i tifosi del Feyenoord, trasferta vietata per i sostenitori olandesi, anche se qualche tifoso del Feyenoord è stato avvistato nella capitale, nella zona del centro storico in particolare. La classifica è cortissima del gruppo E, con il Feyenoord in testa con 6 punti, poi Atletico Madrid 5, Lazio 4, Celtic 1. Lazio Feyenoord, Massimo Barchesi. Grazie a Francesco Repice. 33esimo superato da 20 secondi, 0-0 tra Lazio e Feyenoord. Aspettavamo le occasioni della Lazio, sono arrivate quelle del Feyenoord, esattamente soprattutto al 31esimo. Santiago Jiménez, proprio al 31esimo, è stato bravissimo a tagliare nel cuore dell'area di rigore della Lazio, a far fuori Romagnoli, a calciare verso la porta di Provedel, che è stato bravissimo nel distendersi e a deviare il pallone in calcio d'angolo. Sull'angolo susseguente, cross di Pai, ciao, colpo di testa di Wiefer, pallone però nettamente alto sopra la traversa, ma il centrocampista olandese è saltato all'interno dell'area di rigore piuttosto libero. Non ci sono state delle marcature ferree all'interno dell'area di rigore della Lazio, che ha rischiato parecchio nella circostanza. Lino nuovamente all'Olimpico. E non si sblocca nemmeno qui, ma siamo a reti bianche, 0-0 tra Lazio e Feyenoord. Lazio in difficoltà in questa fase della partita, spenta la formazione di Maurizio Sarri e sta cercando di approfittarne il Feyenoord, che ha creato un'altra opportunità al 36esimo con il brasiliano Pai Chao, che è andato alla conclusione dall'interno dell'area di rigore, spostato sulla sinistra al termine di un'azione molto bella, tutta in velocità, pallone che è uscito al lato alla destra di Provedel, ma le uniche occasioni fino a questo momento le ha create la formazione olandese. Poi Skriniar, poi attenzione, ha segnato la Lazio, ha segnato Ciro Immobile, vediamo un po' se il gol verrà convalidato, e se verrà convalidato sarà 200 volte Ciro Immobile con la maglia della Lazio, scattato sul filo del fuorigioco al 46esimo minuto. Ciro Immobile che va sotto la curva nord a raccogliere l'applauso dei propri tifosi. C'è un check in corso, ma al momento vediamo l'arbitro Marciniak andare verso il centrocampo, e dunque al 46esimo la Lazio si porta in vantaggio. Aspettiamo qualche istante per confermare la rete di Ciro Immobile, 200 volte Ciro Immobile. Lazio 1, Feyenoord 0, Francesco Repice. E allora buone notizie che arrivano dall'Olimpico. Dunque gol convalidato, perché si è ripreso a giocare ed è stato un gol bellissimo quello di Ciro Immobile, lanciato da Felipe Anderson sul filo del fuorigioco. Immobile ha scavalcato il portiere del Feyenoord Bilov e da posizione defilata ha depositato il pallone in rete, ma vi assicuriamo un gol assolutamente non semplice quello del capitano bianco celeste, che è stato tenuto in gioco da un avversario, probabilmente Trauner, dalla parte opposta del campo, scattato davvero sul filo del fuorigioco, questione di centimetri. Ma che gran gol ha segnato Ciro Immobile, il gol numero 200, abbiamo detto, con la maglia della Lazio, il gol numero 10 in Champions League, il sesto con la maglia biancoceleste, gli altri 4 li aveva realizzati con il Borussia Dortmund, e dunque un gol importantissimo che Immobile cercava fortemente, schierato nuovamente dal primo minuto da Maurizio Sarri al posto di Castellanos. Immobile alla prima palla disponibile ha fatto centro Zaccagni, chiama da ora la Lazio, cerca di chiudere in attacco il primo tempo. Immobile anticipato d'un soffio da Gertruida, in calcio d'angolo si sarebbe trovato tu per tu con Bilo un'altra volta. Quarto tiro dalla bandierina per la Lazio,
che ha sbloccato la situazione al 46esimo nel primo dei 4 minuti di recupero. Un primo tempo complicato per gli uomini di Maurizio Sarri, che dopo il quarto d'ora avevano sofferto tantissimo. Calcio d'angolo Luis Alberto sotto la curva nord, la Lazio sta attaccando da destra verso sinistra, infatti rispetto al nostro punto di osservazione in area di rigore, in 5 vanno Luis Alberto in porta, deviazione sotto misura con pallone alto sopra la traversa, credo, di Romagnoli, che resta pure a terra. Calcio d'angolo sempre pericolosissimo di Luis Alberto. Sì, Romagnoli ha cercato la deviazione in porta, non l'ha trovata per poco, e questa è la seconda occasione creata dalla Lazio nel corso di questo primo tempo, che vede i biancocelesti avanti 1-0. Un gol importantissimo firmato dal capitano Ciro Immobile, che ha festeggiato sotto la curva nord. Luis Alberto pronto a calciare con la traiettoria a rientrare, sempre insidiosissima per lo spagnolo, che va in parte e prende la traversa. Bologna ha preso l'incrocio, poi c'è un fischio di Marciniak, fallo di confusione all'interno dell'area di rigore del Feyenoord. Fatto sta che Luis Alberto ha colpito la traversa direttamente da calcio d'angolo, con il portiere che comunque aveva smanacciato proprio sulla traversa il pallone, ma c'è stato il fischio da parte del direttore di gara. Ancora Olimpico, ancora Lazio Feyenoord. Superata da poco la metà della ripresa, 1-0 in favore della Lazio, che ha rischiato tantissimo un minuto fa. Calcio di punizione dalla sinistra di Paichao, colpo di testa di Santiago Jimenez, pallone uscito di pochissimo al lato alla sinistra di Provedele. Lazio Feyenoord. Finale incandescente, scadono i 6 minuti di recupero, c'è un calcio di punizione in favore del Feyenoord con l'arbitro Marciniak che va ad ammonire un componente della panchina della Lazio. Calcio di punizione, l'ultima chance per il Feyenoord, si accendono gli animi in campo, attenzione, 51 minuti e mezzo sul cronometro, calcio di punizione in favore della formazione olandese affidata a Ivan Ušec, il croato. 1-0 in favore della Lazio, si gioca da 51 minuti e 40 secondi dunque, e sono scaduti i 6 di recupero concessi da Marciniak, ma c'è un extra recupero, è l'ultima azione della partita. Attenzione al Feyenoord con la punizione di fronte alla panchina della Lazio, che sta per essere calciata da Ivan Ušec. Parte il destro del croato, mucchio in area di rigore, colpo di testa, pallone che va dalla parte opposta, raccolta ancora dal giocatore del Feyenoord, Pellegrini ringhia, parte il cross, Provedel non esce, colpo di testa, Provedel, vediamo un po' che succede. Provedel ha parato su un calcio d'angolo, vediamo Marciniak cosa decide. È finita, Provedel ancora una volta decisivo sul colpo di testa nel finale. La Lazio batte il Feyenoord 1-0, Immobile al 46esimo del primo tempo, soffrendo e lottando su ogni pallone, la Lazio batte il Feyenoord per 1-0, operando così il controsorpasso sugli olandesi, riprendendosi il secondo posto del gruppo E. Ha deciso la rete dell'uomo più atteso, Ciro Immobile, nel recupero del primo tempo. Buon avvio della Lazio, che teneva gli avversari nella propria metà campo con il pressing. Feyenoord, che dopo 19 minuti perdeva l'esterno difensivo Nieuwkoop, andato KO dopo uno scontro fortuito con Yusai. Olandesi che diventavano però padroni del campo, creando 3 opportunità da gol, la migliore al 31esimo, sventata da Provedel su diagonale del solito Jimenez. E proprio nel momento peggiore la Lazio si portava in vantaggio, nel primo dei 4 minuti di recupero. Splendida verticalizzazione di Felipe Anderson per Immobile, scattato in posizione regolare, tenuto in gioco da Gertruida. Il capitano biancoceleste saltava il portiere Bilov e da posizione defilata depositava il pallone in rete. Immobile festeggiava sotto la curva nord il gol numero 200 con la maglia della Lazio. La ripresa era una sofferenza continua per i biancocelesti, che resistevano però agli attacchi del Feyenoord, pericoloso soprattutto ancora con Jimenez, che andava a pochi centimetri dal pareggio. Immobile usciva tra l'ovazione dell'Olimpico, entrava Castellanos che nel finale sfiorava il raddoppio. Collaborazione tecnica di Andrea Di Marco dallo Stadio Olimpico, Massimo Barchiesi, GR1.